E iniziamo oggi, in questa settimana, a addentrarci effettivamente, no? Dentro un linguaggio di programmazione. Spero che ieri il laboratorio sia andato bene, nel senso che gli esercizi proposti in qualche modo siate riusciti ad affrontarli. Ci tengo solo a dire che, appunto, qualora abbiate dei dubbi, delle domande eccetera, ricordate che esiste il canale Slack di discussione e quindi sentitevi liberi in qualunque momento di condividere materiale, far domande eccetera senza nessun problema, e così, diciamo così, è anche più facile per noi avere un po', visto che ci sono dei grandi numeri di studenti, avere un po' il polso, il feedback di come stanno andando le cose, ok? Avete visto che nella come si chiama? Nel testo dell'esercizio proposto abbiamo indicato anche gli esercizi cosiddetti da svolgere per casa, che chiaramente vi serviranno le cose che cominceremo a vedere oggi, quindi vi accompagnerà per tutta la settimana fino a martedì prossimo questo testo di esercitazione. Allora, oggi cerchiamo di entrare invece nel linguaggio Python, che ci terrà poi in compagnia per buona parte delle ore del corso. Dal punto di vista pratico, operativo, anche quali sono gli strumenti che useremo, e poi i primi passi proprio sul linguaggio stesso. Prima di riuscire a scrivere in Python gli esercizi di cui avete fatto il diagramma di flusso ieri, passeranno 3 settimane, okay? Tanto per darvi un'idea, diciamo così, della progressione graduale che abbiamo, no? Magari noi più facili no, ce riusciamo a farli già anche forse domani, ma per altri invece bisognerà avere un pochino di ingredienti in più, no? Per poter risolvere gli esercizi. Ok, linguaggio Python è stato inventato, l'avevamo già accennato velocemente nella prima lezione, da questo signore negli anni 90. Tra l'altro ieri è stata pubblicata, annunciata la versione 3.10. Noi tutti abbiamo scaricato la versione 3.9 perché l'abbiamo fatta le settimane scorse, che va benissimo, continua ad andare benissimo. Se qualcuno volesse invece scaricare la nuova versione che è uscita ieri, appunto 3.10, tra le modifiche che ha, la maggior parte non ci interessano per il livello di programmazione che abbiamo noi, ma c'è una molto carina, cioè i messaggi di errore sono più facili da capire. Sono proprio stati riscritti in modo da spiegare meglio cosa è andato storto, okay, nel codice. Quindi potrebbe capitare, io adesso qua su questo computer ho ancora la 3.9, potrebbe capitare che magari i messaggi d'errore che vedete sul vostro computer sono diversi da quelli del mio, proprio perché nella versione 3.10 hanno lavorato esplicitamente sulla comprensibilità di questi messaggi. L'obiettivo principale del linguaggio Python era che fosse appunto un linguaggio facile da apprendere, che non avesse stranezze dal punto di vista sintattico e soprattutto che avesse già subito alla prima installazione tutto ciò che serviva per poter fare programmi di varie tipologie, no? Quello che Van Rossum chiamava un linguaggio con le batterie comprese, quindi non è un giocattolino che compri e poi dopo non ci puoi giocare perché mancano le pile, cioè ti manca qualche cosa che devi andarti a recuperare altrove, eccetera, eccetera, no? Quindi permette di essere produttivi fin dall'inizio. Avete visto che l'interprete del linguaggio stesso si scarica da questo sito python.org, che non solo ha la sezione di download in cui siamo andati per scaricarci l'interprete Python, ma ha tutta la sezione di documentazione, che è la documentazione ufficiale del linguaggio. Okay? C'è tantissima informazione che vedremo sulle funzioni disponibili, i loro parametri, come si chiamano, quali sono i casi particolari, eccetera, eccetera, e non si può pretendere che le lezioni o le slide o anche un libro di testo abbia tutte le informazioni su tutte le funzioni. Così come non si può pretendere che nessuno abbia in mente tutte queste informazioni. Okay? Quindi è normale, mentre si lavora, fare continuamente o con una certa frequenza riferimento alla documentazione. La documentazione ce n'è veramente a tonnellate, questa è quella di partenza perché è quella ufficiale, poi ci sono molti siti dove ci sono degli esempi, degli approfondimenti, dei tutorial, eccetera, che via via useremo. Okay? Quindi io cercherò spesso, quando mi ricordo, quando introdurremo un nuovo concetto, non solamente raccontarvelo, ma andare a vedere come è descritto, in modo che noi dobbiamo abituarci ad imparare a leggere alla fonte le informazioni.
ok? Non il post scritto da Ciccio99 dove ha fatto due prove, ha scritto secondo me si fa così e poi magari non è vero perché non aveva capito niente, ok? Quindi non fidiamoci delle cose così, fidiamoci, ci vuole un pochino più di impegno ad andare sulle fonti ufficiali perché sono scritte in un modo più formale, ma poi sono l'unico punto in cui c'è l'informazione che ci serve quando abbiamo qualche dubbio. E questo è nella sezione documentazione, essenzialmente, di cui questa è una videata. In particolare abbiamo tre sezioni che qua, diciamo così, sono evidenziate in colore diverso, che sono i tutorial, non sono facilissimi da seguire questi, il riferimento delle funzioni di libreria e il riferimento del linguaggio, dei costrutti del linguaggio. Adesso ci dicono poco questi termini, ma poco per volta diciamo così, li impareremo a distinguere dove sono, cosa c'è di qua e cosa c'è di là. Soprattutto sappiamo che questo, no, è il punto di partenza. Ci sono altri siti che io, diciamo così, vi indico qua. Uno, sono siti, diciamo così, esterni, ulteriori, separati, dove però ci sono, ad esempio questo Real Python ha molte informazioni, tutorial, dei video, degli articoli che sono anche, diciamo così, molto diretti, facili da comprendere. A me piace spesso andarmi a cercare le informazioni lì dove sono, dove, qua, nei casi in cui sia, diciamo, un argomento sia ben spiegato, no? E poi c'è quest'altro sito che in realtà non fa altro che ricopiare la documentazione standard di Python, ma la fa in un modo più facile da cercare, cioè abbiamo un motore di ricerca più comodo che non quello della documentazione ufficiale dove è facile perdersi. Ma poi vedremo che anche all'interno dell'ambiente di sviluppo c'è la documentazione, quindi ricordiamoci che c'è, quindi non basta, non siamo obbligati a ricordarci tutto a memoria, però come tutte le cose dobbiamo imparare anche a leggerla questa documentazione per poterne trarne beneficio. Ah, è scontato quasi che la maggior parte di queste risorse siano in lingua inglese. Okay, quindi non deve essere un problema per nessuno, se lo è lavorateci su, perché man mano che andate avanti sarà sempre più normale. C'è anche qualche cosa in italiano, ma siamo la punta dell'iceberg rispetto alla quantità di informazioni che ci sono. Ok, allora per creare un programma che cosa ci serve? No? Innanzitutto ci serve un metodo, per un luogo, un'applicazione, un'app in cui scrivere il programma. Il programma di per sé non è altro che un file di testo. Un programma scritto in Python non è altro che un file di testo. Quindi lo posso scrivere con qualunque programma che mi possa aiutare a scrivere il file di testo. Il blocco note, per dire, potrebbe essere uno. No? Però non sarebbe molto comodo scrivere un programma col blocco note, perché ci sono dei programmi più specifici pensati per scrivere programmi, e questi editor, diciamo così, più avanzati, editor per programmatori, conoscono, capiscono la sintassi di ciò che sto scrivendo, e quindi anche solo colorandomi le parole chiave in modo diverso, gestendo automaticamente l'allineamento, le parentesi, eccetera, mi semplificano la vita. Perché altrimenti blocco note, sto scrivendo senza nessun controllo, poi se funziona bene, se non funziona, sono fatti miei, devo andare a correggere. E quindi si sono sviluppati moltissimi ambienti di sviluppo integrati, Integrated Development Environment, la sigla è IDE, che sono dei programmi dedicati, PyCharm è quello che useremo noi, dedicati per programmare. Sono un ambiente integrato di sviluppo. Integrato cosa vuol dire? Vuol dire che integra sia l'editor, cioè la finestra in cui posso scrivere il mio programma testuale, sia un ambiente per eseguire il programma, per fare debugging, per fare controllo, eccetera, eccetera. Quindi in un unico programma ci sono tutti gli strumenti che ci servono. Dentro l'installazione di Python, quindi senza installare PyCharm, solamente installando Python, esiste già un IDE molto basico, si chiama IDLE. Quindi appena uno ha installato Python, volendo, se lancia IDLE, parte un ambiente di sviluppo molto, molto spartano, ma tutto sommato funzionale. Oppure ambienti più complessi come appunto PyCharm, che utilizzeremo noi, ce ne sono molti. Abituiamoci subito a pensare che ci sono due livelli diversi: l'ambiente di sviluppo che mi aiuta a scrivere il programma, a correggerlo, eccetera, e poi Python vero e proprio che lo esegue questo programma. Noi abbiamo installato due cose quando avete seguito le istruzioni.
abbiamo installato Python, che è l'interprete dal sito python.org, e poi PyCharm dal sito di JetBrains. Okay? PyCharm è l'ambiente di sviluppo, Python è il programma di esecuzione. Questo vuol dire che una volta che io ho creato un programma, per poterlo eseguire mi serve solamente l'ambiente di esecuzione, mi serve solamente più il Python e non necessariamente tutto l'ambiente di sviluppo. Vedremo anche, per semplicità, l'avevo già accennato, un IDE online, quindi su un sito replit.com potremo andare anche lì, c'è un ambiente di sviluppo un po' più semplice di quello di PyCharm, ma che ha il vantaggio di essere direttamente online e quindi non richiede di installare nulla, neppure Python stesso, perché lo esegue direttamente sui suoi server. Quindi cosa ci aspettiamo di vedere in un ambiente di sviluppo, cioè il nostro PyCharm? Innanzitutto un editor di codice che abbia tutta una serie di facilitazioni per scrivere il codice stesso. Qui non ci scrivete la tesi di laurea o la relazione di laboratorio in un ambiente di sviluppo, perché lui non è predisposto per creare dei documenti, no, formattati. È predisposto per lavorare con dei testi che siano scritti in un linguaggio di programmazione e vi aiuta a farlo, evidenzia i numeri di linea, evidenzia, colora la sintassi in modo diverso, eccetera, eccetera. No? E addirittura mentre scrivete vi segnala già alcuni errori di sintassi tipicamente, in modo che voi possiate correggerli subito e non dobbiate scoprire che avete dimenticato in due punti tra due giorni quando proverete a eseguire il programma. Okay? Quindi ci aiuta da questo punto di vista. E poi ci permette di eseguire il programma facendoci vedere il suo output, ma e anche eventualmente facendoci capire che cosa succede all'interno del programma attraverso un'esecuzione passo passo, l'ispezione delle variabili, eccetera. Sono cose che vedremo. Quindi la cosa, se vogliamo, più semplice che uno possa fare è dire: io apro un programma, non so, blocco note. Prendiamo questo programma di blocco note e ci scrivo dentro del codice, ok? E io posso scrivere ad esempio print aperta tonda virgolette buongiorno chiuse virgolette chiusa tonda, e questo è un programma in Python, l'ho scritto in un blocco note qualunque. Adesso come faccio a vedere se funziona, a provare ad eseguirlo e farlo funzionare? Allora innanzitutto devo salvarlo da qualche parte, quindi devo salvare questo file in qualche cartella. Dove lo salvo? Aspetta, dov'è? Dati, lo mettiamo qua a caso. Buongiorno.py, no? Normalmente i programmi scritti in Python avranno un'estensione, diamo un'estensione che finisce con .py, .py. E ho salvato questo file di testo che contiene una riga sola, che in realtà è un mini programma in Python. E come faccio? Quindi ho uno strumento grezzo, cioè un editor di testi, un blocco note, che mi permette di scrivere e salvare dei file dentro cui scrivo il mio programma. E poi potrei avere semplicemente la finestra di comando del sistema operativo, quindi si chiama prompt dei comandi in Windows, si chiama terminal in Mac o in Linux, dentro la quale, scusate se non è, se il carattere non è molto grande, ma qui non è facile ingrandirlo, ma poi vediamo se riesco a farlo subito al volo. Non è che cambi molto, un pochino. Dentro questa finestra di comandi io posso eseguire quel programma, quindi mi devo posizionare nella cartella dove l'ho salvato, se non sbaglio è data, e vedo che all'interno ho un file che si chiama buongiorno.py e posso attivarlo inserendo il comando Python seguito dal nome del file. Buongiorno.py. Allora, non sto a dettagliare passo per passo cosa sto facendo, perché noi, come ho detto, useremo un ambiente di sviluppo che fa queste cose da solo. Però per farci capire cosa succede, diciamo, dietro le quinte. Python non è riconosciuto perché ho dimenticato una H.
E se adesso qua si arrabbia, ecco, questo succede, qualcuno me l'ha già segnalato, quando cerchiamo di eseguire anche seguendo le istruzioni il comando Python dice non l'ho trovato, no? Perché durante l'installazione c'era una casellina che probabilmente non ho impostato, che dice aggiungi anche Python al percorso di ricerca dei programmi. Se uno lo va a trovare, adesso devo ricordarmi dove si trova, ma se non ce la faccio subito, Python, non mi ricordo, vabbè, niente, non lo faccio sul momento. Se io qua scrivessi, lo faccio dopo, non voglio perdere tempo, farvi perdere tempo. Semplicemente lanciando il comando Python seguito dal nome del file, se tutto è impostato correttamente, però vedete che c'è già un lavoricchio da parte mia, no? Devo avere un editor, ci scrivo, salvare, ricordarmi dove ho salvato il file, attivare il comando Python, essere sicuro di attivare una cartella giusta, eccetera, eccetera, e poi mi stamperebbe qua, su questa finestra di testo, il testo buongiorno. Così, no? Come se comparisse qua sotto. Non ho impostato tutto correttamente, ma, e quindi non siamo riusciti a farlo dal vivo, ma impariamo tra un attimo a farlo in modo semplificato. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo separato l'operazione di scrittura del programma dall'operazione di esecuzione del programma, running. La scrittura l'abbiamo scritta con un editor di testi e adesso impariamo a scriverla con un IDE fatto bene per semplificarci la vita. L'esecuzione avviene direttamente attraverso il programma Python lanciato dentro una console, una finestra di comando, oppure più semplicemente attraverso un bottoncino, un triangolo verde che c'è dentro l'IDE che dice esegui questo. Okay? Quindi noi entrambe le operazioni che adesso abbiamo provato a fare in modo un po' artigianale, di scrivere il programma e provare a eseguirlo, le faremo, ci saranno sempre entrambe e sono separate, ma le faremo sempre all'interno dello stesso ambiente che è appunto l'IDE. E a questo punto possiamo provare a fare la stessa operazione dentro il PyCharm. Quindi avviamo il nostro ambiente di sviluppo e possiamo creare dei progetti e all'interno dei progetti possiamo creare dei file i quali saranno i nostri programmi. Ok? Quindi per seguire l'operazione, quando vogliamo iniziare a programmare, creiamo un nuovo progetto, diamo il nome a un progetto e vediamo che in realtà c'è una cartella del mio computer dentro cui vengono salvate le informazioni di questo progetto. Ok? Quindi lo chiamiamo primi passi, questo progetto. E all'atto della creazione del progetto devo dire all'ambiente di sviluppo, senti, ma qual è l'interprete Python che poi eseguirà il progetto stesso? Perché l'ambiente di sviluppo non è Python, no? È solo un editor ricco. E questo me lo fa scegliere di solito da questa casellina qua, mi dice crea un nuovo ambiente, quindi una nuova copia locale dell'interprete Python, prendendo l'interprete che è stato installato sul computer, in questo caso ha trovato la versione 3.9 che avevo installato. Se qua dentro non trovate niente, avete sbagliato qualche cosa a installare Python, e quindi dovete fermarvi, tornare indietro e verificare se l'installazione di Python è corretta. Quindi questo è ciò che faremo sempre quando creiamo un nuovo progetto, un nuovo ambiente che si basa sull'interprete installato di sistema. Se aveste anche il 3.10 vi fa scegliere tra le varie versioni installate. Quindi scegliamo semplicemente la cartella nel quale vogliamo lavorare e il resto di solito lo lasciamo invariato. C'è il bottone di crea, vabbè, in questo caso se c'era già una finestra aperta mi dice vuoi aprire una seconda finestra oppure chiudere questa e aprire quella nuova, io direi lavoriamo in questa, quindi quella vecchia non mi interessa, e lui lavora un attimo per predisporre
il progetto dentro cui lavorerò. Adesso ingrandisco un po' il testo. E ci sono due finestre principali. Sulla sinistra ci sono i file che compongono il progetto e sulla destra c'è un editor dentro cui posso scrivere. Lui ha già predisposto, quando ha creato un progetto, un programma che si chiama main.py, così, con un po' di istruzioni messe dentro. Possiamo lavorare direttamente dentro questo programma, cancelliamo tutto e scriviamo le nostre cose. Ad esempio, vogliamo scrivere print buongiorno. Lo riscrivo più lentamente. Scrivo print e vedete che mentre scrivo mi compaiono dei suggerimenti che dice guarda, questi sono i parametri che la funzione print accetta. Apro la parentesi tonda e me la chiudo automaticamente. Apro le virgolette e me le chiudo automaticamente. Ciò che c'è dentro le virgolette me lo coloro di verde, il resto me lo coloro di blu, eccetera, eccetera. Quindi cioè, mi dà una serie di suggerimenti visuali che mi aiutano a scrivere le cose correttamente. Ho scritto il programma e lo posso eseguire, far partire, semplicemente cliccando su questo triangolo verde che compare sulla prima riga. Oppure, a volte non compare il triangolo perché PyCharm un pochino si confonde, vado sul file main.py, tasto destro, run. La stessa cosa fa. Se voi avete la versione, se avete scelto di installare la versione educational, edu di PyCharm, compare il triangolo verde. Nelle altre versioni non compare e quindi bisogna andare attraverso il menu run qua sotto. Comunque, se io clicco questa versione, questo bottone run, mi si apre una terza finestra sotto, che si chiama run appunto, che contiene l'output generato dal programma. Che cosa ha fatto questo programma? Ha stampato in output, sul proprio video, diciamo così, quella stringa, quel testo buongiorno. Ecco, qua sotto vedo il contenuto dell'output stampato dal programma. Quindi lavoro alla fine sempre con queste tre finestre. Qui ho i file, qui ho il testo del programma e qui ho il risultato del programma che compare quando lo eseguo. Quando lo eseguo, se è corretto, perché ad esempio se io dimenticassi di chiudere le virgolette, a parte che me lo segnala già subito l'editor dicendo attenzione che c'è qualcosa che non va, ma se testardamente ignorassi questo avvertimento, facessi run, qua sotto mi compare non l'output del programma, che essendo il programma sbagliato, sintatticamente errato, non può comparire nessun output, ma mi compare il messaggio di errore, syntax error in questo caso. No? Quindi qua sotto compare ciò che l'interprete Python fa quando cerca di eseguire il programma, quando cerca e non ci riesce perché c'è un errore, oppure quando cerca e ci riesce e quindi mi farà vedere l'output del programma stesso. Quindi questo è l'ambiente in cui lavoreremo quasi sempre. Oppure, no, quando vogliamo, c'è anche quest'altro sito, no, che vi ho accennato, replit.com, che ci permette, che è un ambiente, potete creare un account, ci permette di creare dei, lui li chiama REPL, dei programmi, degli ambienti. REPL sta per, è una sigla che sta per Read, Evaluate, and print loop. C'è un loop, un ciclo in cui leggi, valuta e stampa. Quindi esegui i comandi che gli do. Legge il comando, lo fa e poi mi fa vedere il risultato. Perché, solo per spiegare questa terminologia strana. Quindi posso creare un nuovo REPL in Python, da qui, oppure dal bottone create, la stessa cosa. Scelgo il linguaggio Python, gli do il nome, e se non scelgo io un nome, mi dà lui un nome di fantasia, combinando delle parole strane. E poi faccio crea. Quando crea un nuovo REPL mi apre un IDE online impostato su questo progetto, dove anche qua sulla parte sinistra ho i file, il primo che mi viene creato si chiama main.py,
ho l'editor e ho la console o l'output a destra. Quindi anche qua posso scrivere print buongiorno, e anche qua ho degli ausili alla compilazione, sono un pochino forse più lenti o perché comunque sono su un sito web, e ho un bottone run che quando viene premuto fa comparire sulla finestra di destra, vediamo se riesco a ingrandire un pochino il tutto, fa comparire sulla finestra di destra l'output del programma. Quindi possiamo fare le stesse cose sia col blocco note, ma non ve lo consiglio, sia con PyCharm sia con REPL. Ricordatevi solo dove salvate le varie cose, no? Queste sono salvate tutte sul vostro profilo di REPL, e tra l'altro il vantaggio, e lo useremo molto in laboratorio, è che questo link qua lo potete condividere. Quindi se io mando questo link a qualcun altro, altri possono vedere il mio programma ed eseguirlo, non possono modificarlo, ok? Perché è nel mio profilo. Quindi anche voi quando farete il laboratorio non mi viene questo, anziché spiegarmi a parole, oppure non fate mai la cosa di prendere lo screenshot dello schermo, no? Sfocato, storto, dove manca sempre poi l'istruzione che serve. Allora, o fate copia e incolla direttamente del testo del programma, oppure la cosa migliore la fate copia e incolla su REPL e ci mandate il link, così possiamo vedere direttamente il vostro programma. Vederlo ed eseguirlo, non modificarlo. Se invece volete lavorare insieme ai vostri compagni, quindi lavorare a quattro mani sullo stesso codice, c'è una funzionalità di invito in cui si può condividere il codice e quindi avere più persone che lo possono modificare contemporaneamente. Dimmi. REPL può sostituire in buona parte ciò che fa PyCharm, sì. Nel senso che alcune funzionalità chiaramente su PyCharm sono più ricche, ad esempio quelle di debugging, di analisi del programma. Questo ha il vantaggio che anche per dire, magari chi avesse un tablet su cui non ha potuto installare Python, perché c'è su Android oppure su iOS, si può collegare a questo sito e lavorare tranquillamente. Vedete voi cosa preferite. L'esame sarà su PyCharm, quindi come minimo un pochino di familiarità lo dovete prendere. Poi però potete benissimo lavorare anche su REPL. Anzi, REPLIT, scusate, lo chiamo REPL perché l'anno scorso si chiamava REPL.it. Invece gli hanno cambiato nome perché si vede che .it sembrava italiano e non gli aggradava. Ok, quindi questo è il punto di partenza, l'ambiente in cui lavoreremo. È chiaro che per scrivere un programma in Python devo conoscere la sua sintassi, devo conoscere le sue regole, ad esempio il fatto che maiuscole e minuscole sono diverse, che gli errori di battitura si pagano, che scrivi una cosa nel modo sbagliato non funziona, gli spazi, i commenti, adesso impareremo via via i vari ingredienti di questo linguaggio, no? Bisogna solo fare attenzione perché appunto ogni piccolo diciamo così, errore, se andassi a capo qua non funziona più, adesso qui purtroppo mi ha mitigato la cosa, se andassi a capo qua non funziona perché non stampa nulla, perché viene interpretato in un modo diverso, perché anche gli spazi da andare a capo hanno un significato, no, nel linguaggio, che impareremo, no? Ma non dobbiamo preoccuparci di questo, non è questa la difficoltà, okay? Noi, il nostro ambiente, cosa succede quando faccio run? Quando faccio run io ho preso il file cosiddetto sorgente, cioè il programma in Python che ho scritto io con l'editor, e lo do in pasto all'interprete Python. L'interprete Python che cosa fa? Innanzitutto legge il mio file sorgente, controlla se ci sono degli errori di sintassi, se ci sono degli errori mi segnala e si ferma, se non ci sono degli errori prende il mio programma, lo converte in linguaggio macchina. Non è vero, ma facciamo finta, cioè un linguaggio che possa essere eseguito dalla CPU del computer. In realtà Python lo converte in un linguaggio intermedio che poi a sua volta viene interpretato in linguaggio macchina, ma è un dettaglio che proprio veramente non ci tocca. Quindi legge il programma, lo converte in un formato eseguibile dalla macchina e ci aggiunge al mio programma dei moduli di libreria che io ho utilizzato. Cioè, io ho scritto una funzione che si chiamava print. Ma questa funzione, chi l'ha scritta? L'avrà scritta qualcuno prima di me e l'ha messo nelle librerie standard del linguaggio Python. Quindi tutte le volte che usiamo una funzione, un comando,
perché ci fa comodo, e l'interprete Python deve andare ad aggiungere al mio programma, a quella riga che ho scritto, la definizione di cosa fa la funzione print, ad esempio. Okay? Fatto questo, può finalmente eseguire il programma. Quindi un programma che sarà l'unione del mio codice e del codice delle librerie che ho utilizzato. Che vengono, diciamo così, incluse automaticamente. I moduli delle librerie standard sono inclusi automaticamente. Allora, dobbiamo solo non fare troppa confusione. Noi in PyCharm possiamo creare dei progetti. Okay? Un progetto può contenere uno o più file, come abbiamo visto c'è main.py, ma posso crearne altri. Vado qua, scrivo tasto destro, creo un nuovo file Python e creo un secondo file Python nel mio progetto. Dentro PyCharm non è necessario che io aggiunga .py perché lo capisce da solo. Quindi io posso avere un progetto che contiene più file. Poi a seconda di come organizzo il progetto, questi diversi file possono essere programmi diversi, perché io mi posso allargare, avendo imparato a programmare, posso addirittura fare un secondo programma che stampa buonasera, e posso andare avanti per tutto il mese, e questo sarà un programma separato dal primo, diverso. Quindi ho un unico progetto con due file, ciascuno dei quali è un programma indipendente dall'altro. Li raccolgo in un unico progetto solo per comodità. Il progetto l'ho creato, ho impostato l'interprete, se non devo ogni volta creare un progetto nuovo, una cartella nuova, tutte le volte che faccio un piccolo programmino, una piccola prova. No? Quindi sta a voi decidere se fare un progetto per ogni programma che fate, oppure fare un progetto dentro cui mettete i vari file o in più cartelle, eccetera. Esiste anche, ma noi non lo impareremo fino forse alle ultime settimane, la possibilità, se dovete scrivere un programma molto lungo, di spezzare il singolo programma in più file. Allora a questo punto avrei 2, 3, 4 file che complessivamente costituiscono un unico programma. Semplicemente non è comodo avere un programma lungo 1000 righe di codice e allora spezziamo in 3-4 file più corti. Noi non ne avremo questa necessità, si chiameranno in Python, si chiamano moduli. Creo dei moduli che stanno dentro file e un altro file principale, il main, che richiama i moduli che ho scritto io questa volta, non quelli di libreria. Quindi questo significa, ciò che c'è scritto in questa slide qua, io posso avere un programma costituito da molti file, oppure un progetto che costituisce, contiene tanti file, ciascuno dei quali è un programma separato. C'è una domanda, dimmi. Allora, ripeto la sola domanda per registrazione. Quando noi eseguiamo un programma in Python, questo parte sempre da un file, ok? Ed esegue le istruzioni che ci sono in questo file. Nel caso in cui questo file contenga un comando speciale che si chiama import, allora vengono importati anche le istruzioni che sono presenti in altri file dello stesso progetto o delle librerie. Quindi sta a me decidere questo. Chiaro che se io ho un file, una libreria, non posso eseguire quella come programma, ma avrò bisogno di un programma principale. Quindi si può fare sicuramente attraverso l'importazione di moduli. Tanto per darvi un'idea, il tipo di programma che vi diamo all'esame è qualche cosa che normalmente quando noi ce lo risolviamo per prova sono sulle 50-60 righe di programma. Due videate. Okay? Quindi non avremo bisogno di tecniche sofisticate per strutturare programmi molto grandi su più moduli. Ok, qui ci fa semplicemente vedere i vari passaggi per creare un progetto, ma l'abbiamo già visto dal vero. Allora, poi organizzatevi le cartelle come volete, no? Sul vostro computer, se fate una cartella unica per tutto il corso, una cartella ogni settimana, una cartella ogni laboratorio, eccetera, eccetera. All'interno di un progetto potete a sua volta anche creare delle cartelle New Directory, che ne so, prove, e dentro questa cartella creare dei file. Ciao. E a questo punto ho un programma che viene, diciamo, li ho salvati in una cartella perché magari fanno parte della stessa esercitazione.
scegliete voi. Alla fine la cosa essenziale è che un programma Python parte da un file PI, è contenuto in un file singolo PI. Poi dove metto questo file? Chiaramente deve essere contenuto in un progetto perché PyCharm sappia come eseguirlo. E se ho più file nello stesso progetto, li posso avere tutti nella stessa cartella, divisi e ordinati in cartelle diverse, questo veramente è una preferenza vostra. Io quello che faccio è ho un progetto, adesso ci torno, che ho chiamato settimane, che userò per fare gli esempi in aula. E dentro questo progetto che si chiama settimane ho tante cartelle che si chiamano settimana 1, dove ho messo gli esempi della settimana scorsa, settimana 2 dove metteremo le cose che farò da adesso in avanti. Così io me lo tengo ordinato così, poi vi pubblico alla fine di ogni settimana il file zip contenente la cartella settimana 1, settimana 2, settimana 3, così ve lo potete andare a vedere, a consultare. Così, ho un progetto unico diviso in cartelle, però è uno dei tanti modi di organizzare le cose. L'altra cosa che sembra banale è, ricordatevi sempre di fare delle copie del vostro lavoro, ok? Perché gli incidenti capitano, lo avete cancellato per sbaglio, si è salito sopra il gatto, si rompe il computer, te lo rubano, no, eh? Però sono cose che capitano. Il fatto che si rompa non è un se, ma è un quando, perché sicuramente tutti gli oggetti prima o poi si rompono, ok? Allora, è brutto perdere il computer o dover cambiare l'hard disk, ma è più brutto dover rifare il lavoro che ci stava sopra, no? Il vostro lavoro vale di più, no? Quindi i dati sono la cosa più importante. Quindi ricordatevi veramente di avere sempre le copie di tutte le cose che sono importanti, cioè tutte. Quindi adesso se voi, chi ha il computer qua, lo chiude, quando lo riapre non parte più. Immaginatevi questa scena. E voi di fronte a questa scena dovreste essere tranquilli dicendo ma sì, tranquillo, ho la copia di tutto, ho fatto la copia aggiornata ieri sera. Se invece cominciate a sudare freddo, allora vi suggerisco di organizzarvi meglio. Ok? Ma questo è un consiglio di vita, non tanto dell'esame di informatica. No? E non si rimandano i backup, si fanno subito. Di solito si cerca di automatizzarli proprio per non dover rischiare queste cose. Ovviamente fare la copia di un progetto su un'altra cartella dello stesso computer non serve a niente, perché se ti si frigge l'hard disk, cioè, hai perso due volte, no? Grande. Ok, Python, la modalità con cui l'abbiamo visto è la modalità classica con cui si eseguono i programmi, cioè scrivo il programma, poi lo faccio partire. In realtà l'interprete Python ha anche una modalità cosiddetta interattiva. Tra l'altro c'è anche una versione che si chiama ePython, che è ancora più, diciamo, comoda da questo punto di vista, ma noi rimaniamo su quella standard. Cosa vuol dire modalità interattiva? Vuol dire che anziché scrivere un programma e poi eseguirlo, cioè scrivo, salvo, eseguo, posso scrivere un'istruzione per volta e vedere subito il risultato di questa, della stessa. Come? Vabbè, dentro PyCharm esiste una voce che si chiama Python Console, che se apro mi dà una finestra dentro cui viene avviata una copia interattiva di Python. Quindi io, anche senza creare un file di programma, posso lavorare qui dentro e dire ma non mi ricordo più come funziona quel comando, proviamo a scrivere print x, invio e mi stampa la x. Ma se anziché le virgolette doppie mettessi le virgolette semplici, funziona lo stesso? Beh, proviamo. Ah sì, funziona. Adesso purtroppo, ecco qua. Quindi mi permette di interattivamente scrivere dei comandi e questi comandi vengono eseguiti immediatamente. È come se io facessi un piccolo programmino di una riga sola e lo eseguissi immediatamente. Questo è comodo sia per magari non mi ricordo come funziona un comando, oppure voglio provare una cosa e poi dopo magari la scriverò nel programma vero e proprio, ma a livello, diciamo così, di sperimentazione è molto utile. È come se fosse un programma, però viene eseguito, lo scrivo un'istruzione per volta e viene eseguita un'istruzione per volta. Questo lo possiamo fare su PyCharm nella console, così come lo possiamo fare sul REPL
direttamente in questa di destra, che non a caso si chiama anche lei console. Quindi qua è finito l'output del programma, ma se io poi voglio scrivere, che non so, 3, 2 più 3, e fare invio, lui mi stampa 5. Quindi, se io scrivessi sulla sinistra print 2 più 3, lo posso scrivere, ma non fa nulla. Non lo esegue, fin tanto che non schiaccio run. Allora, quando schiaccerò run, stamperà prima buongiorno e poi 2 più 3, cioè 5. Il risultato è 2 più 3. Se invece lo scrivo a destra, viene eseguito immediatamente nella console. Ok? Quindi è uno strumento che ci serve molto per imparare il linguaggio. Sperimentare con le varie istruzioni. E qui fa vedere com'è, ma chiaramente non l'abbiamo visto dal vivo. Allora, abbiamo usato come esempio una funzione che si chiama print, che è il primo esempio di una funzione Python, che così intuitivamente ci siamo resi conto che serve per visualizzare, stampare delle cose sulla console, che possono essere dei messaggi scritti tra virgolette, che possono essere 3 più 2, dei semplici calcoli aritmetici, di cui viene calcolato il risultato e stampato il risultato stesso, oppure una combinazione di più valori. Infatti la documentazione di print mi dice, guarda, puoi avere più valori uno dopo l'altro separati da virgole. Quindi se io volessi dire che print, e proviamolo subito, che il risultato, virgola 3 più 2, mi stamperà risultato 5, aggiunto lui uno spazio tra la prima e la seconda operazione. E se io scrivessi invece il risultato virgolette 3 più 2, secondo voi cosa mi scrive? Mi scrive risultato spazio 3 più 2, perché essendo tra virgolette, anche intuitivamente capiamo che non lo tocca, lo prende così com'è, non fa il calcolo. Quindi già in qualche modo capiamo che il linguaggio interpreta ciò che scrivo secondo dei, diciamo così, degli indicatori sintattici e capisce quando ciò che scrivo sono numeri, di cui, che quindi devono essere elaborati, quanto sono, usiamo pure il termine corretto, stringhe, cioè dei messaggi di testo che non sono da riportare tali e quali. No? Nel dubbio, come sempre, abbiamo la console interattiva per poter provare che cosa succede. La funzione print qualcuno l'ha scritta e noi la possiamo usare. Il bello delle librerie di Python è questo, ci sono centinaia di funzioni già scritte che se le conosciamo, sappiamo come si usano, le possiamo usare e riescono a fare buona parte del lavoro per noi. Chiaro che questa è una funzione di base, quella di stampare, ma ce ne sono altre molto più ricche, no? Di funzionalità. E per chiamare, come si dice in gergo, chiamare una funzione, cioè chiedere all'interprete di eseguire quella funzione, la sintassi è molto semplice, basta dare il nome della funzione e poi tra parentesi i parametri, cioè i valori su cui tale funzione deve lavorare. Ci sono funzioni che hanno un parametro, ne richiedono due, ne possono richiedere di più, nessuno, vabbè, ogni funzione ha bisogno di qualche cosa, no? Dei valori opportuni su cui deve lavorare. La regola generale è parentesi tonde, sempre, e parentesi tonde aperta e chiusa, con i vari argomenti della funzione specificati, separati da un carattere virgola. Occhio che questa virgola deve essere, se io la mettessi dentro le virgolette, questa virgola non funziona. Perché aperte virgolette, risultato, virgola, chiuse virgolette, sarebbe, niente, non ingrandisce quello che voglio, sarebbe un primo messaggio. E poi 3 più 2 sarebbe un altro messaggio, un altro parametro. Cioè, non sarebbe un altro parametro, ma sarebbe la continuazione del primo, non c'è una virgola qui in mezzo. Quindi vedete che
qua viene stampata questa virgola e non viene stampato nessuno spazio in mezzo. Se io peggio ancora provassi a fare 3 più 2 fuori dalle virgolette, mi dà un errore e dici ma sembra tutto giusto. No, non è giusto, perché la virgola che separa il primo parametro dal secondo parametro l'hai messa dentro gli apici e quindi in realtà è nascosta, non fa parte della sintassi del linguaggio ma fa parte della stringa testuale. Okay? Quindi ma basta solo fare attenzione. Questo è un messaggio abbastanza frustrante, dice sintassi sbagliata, ma perché? Quindi un pochino bisogna anche imparare queste regole di sintassi. Per ora noi abbiamo visto, posso chiamare una funzione passando dei parametri e posso definire una stringa, un messaggio, semplicemente racchiudendolo tra virgolette. E posso a piacere usare le virgolette doppie o le virgolette semplici, gli apici, quello che in italiano si usa per fare l'apostrofo. Ok? Quindi è indifferente. Sono trattate da Python nello stesso modo. Io preferisco usare gli apici singoli, le virgolette singole, ma perché sono meno pesanti alla vista, sono meno aggressive in certo senso. Ma questa è una questione di preferenza, no? Sono assolutamente equivalenti. E questa funzione print, come dicevamo, può accettare più parametri, i quali sono o valori numerici, o espressioni numeriche, quindi dei calcoli, oppure dei valori di tipo testuale, di tipo stringa, tra virgolette. Cosa fa la funzione print? Prende i vari parametri, se ci sono delle espressioni da calcolare, le calcola, e quindi ne calcola il risultato, e poi stampa i vari pezzettini, i vari parametri, uno dopo l'altro, separandoli con uno spazio, e alla fine andando a capo. Cioè predisponendosi per stampare la prossima informazione sulla riga successiva. Quindi se io... Non ti sento, Sura. No, arrivo. Allora, proviamo a rifare a questo punto qui dentro il nostro file di buongiorno. Ok? Allora... Facciamo spazio diverso, io faccio print, buongiorno, sappiamo cos'è, no? E poi, come seconda istruzione, posso stampare a tutti. Avendo separato questo messaggio su due righe diverse, lui mi stamperà buongiorno a capo a tutti. Se invece stampassi, lo metto sotto, buongiorno, virgola, a tutti, me lo stamperebbe sulla stessa riga separandolo da uno spazio. Vedete che tra la O di buongiorno e la A di a tutti c'è uno spazio. Quindi i vari parametri che posso passare alla funzione print sono stampati tutti in ordine separandoli con uno spazio. Quando poi lui li ha stampati tutti, va a capo e quindi la print successiva stamperà qualcosa sotto. Ok? Il vostro compagno prima mi chiedeva, ma posso usare una più? Quindi io posso stampare, guardate la differenza, ogni simbolo ha un significato diverso. Se io stampo questo 3,2 oppure stampo 3 più 2, che cosa può succedere? Nel primo caso comparirà 3 spazio 2, nel secondo caso comparirà 5, poi faccio anche esempio con le stringhe. E infatti 3 spazio 2, 5. Perché? Perché nel primo caso la funzione print l'ho chiamata con due parametri separati da virgola, il primo parametro è un 3 e quindi stampa 3, il secondo parametro è un 2 e quindi stampa 2 e in mezzo ci metto lo spazio per separarlo. Nel secondo caso ho chiamato la funzione print con un parametro, che è un'espressione aritmetica, che viene prima calcolata e poi ne viene stampato il risultato. Dimmi? Ma il più non si può mettere nemmeno tra due tetti. Tra due? I due tetti,
Sì, adesso ci arrivo. Se io invece provassi a fare questa cosa con delle stringhe, ABC, XYZ, cosa mi stampa? Mi stampa ABC, spazio XYZ. Ok? Se io provassi col più, ABC più XYZ, lui cosa fa? Lui dice, ho chiamato la funzione print, quanti parametri ti ho dato? Uno. Che cos'è questo parametro? Un'addizione tra due valori, che sono due testi, due stringhe. Allora mi chiedo, ha senso, si chiede il Python, ha senso sommare due stringhe con l'operatore più? Sì. E sommare due stringhe di fatto crea un'unica stringa che è la concatenazione delle due. Quindi un'unica stringa che è ABCXYZ tutto attaccato. Okay, quindi sono cose diverse, hanno significato diverso. Addirittura se io facessi print ABC più 3, cosa succede? In questo caso sta cercando di fare la somma tra una stringa e un numero. Non lo potete ancora sapere cosa succede, perché su queste cose qua vari linguaggi di programmazione diversi si comportano in modo diverso. Python ci dà una bella pernacchia qua dicendo, attenzione, ha stampato queste cose e poi ha stampato il messaggio di errore, anche se è comparso prima, ma ovviamente ha stampato alla fine, e dice, guarda, alla linea 11, che è questa, in questa istruzione c'è un errore di tipi. Posso concatenare solamente delle stringhe ad altre stringhe e non degli interi. Cioè il più tra un intero, tra un numero e una stringa, non si può fare. Fine. Ok? Poi potrei in realtà, se lo voglio fare, ho dei modi per farlo, ma adesso non voglio andare a complicarci la vita adesso. Se io volessi avere ABC e poi concatenarci la somma di, non so, 3 più 2, dovrei fare così, str 3 più 2, poi ci arriviamo a queste cose, adesso è solo per... Che vuol dire? Fai 3 più 2, convertilo in stringa e a questo punto poi concateni le stringhe. Chiaramente per fare, eseguire questo, devo cancellare questa riga, perché altrimenti il programma arriva qua, si blocca ed è errore. Ok? Un modo per cancellarla è quella di trasformarla in un commento, ecco una cosa che non abbiamo detto prima, in Python, in tutti i linguaggi di programmazione è molto importante aggiungere dei commenti. Un commento è semplicemente una riga di testo che non viene guardata dall'interprete Python, ma rimane nel file, così a noi può aiutarci, no? Come spiegazione. E in Python i commenti si fanno usando i caratteri cancelletto e rendono tutta la riga, o almeno dal cancelletto in avanti, ignorata. Allora in questo caso, se riseguo il programma, mi stamperà l'ultima ABC5 perché fa le operazioni nell'ordine. Prima faccio 3 più 2 che fa 5 ma un numero 5. Poi questo 5 lo converto in stringa e poi lo concateno ad ABC, eccetera, eccetera. No? Quindi è abbastanza naturale, si tratta di imparare, tra virgolette, la calcolatrice di Python come funziona. Allora, ci sono due domande, una lassù. Puoi sommare un carattere a un numero? Ci sono le operazioni per convertire da codice a numero intero. No, se lavorano con i codici ASCII ci sono delle operazioni per convertire un singolo carattere nel codice ASCII e viceversa. Si usano molto poco perché in realtà in Python le stringhe hanno tutta una serie già di metodi, diciamo così, più evoluti rispetto al C, e quindi c'è molto meno necessità di lavorare carattere per carattere col codice numerico. Però c'è ORD e CHR che fanno questa conversione. Dimmi. C'è un modo per fare il commento multiriga? No. Vai a capo e fai un altro cancelletto. No, in realtà, scusa. C'è ma non è, adesso vi dico, scusa. L'ho sposto troppo in fretta. Scusa. Le stringhe.
Allora, no, allora, sono due cose. Uno è, se io volessi commentare queste due righe, come faccio? No? Allora, beh, o a mano le commento una per una, oppure posso, ma questo è semplicemente una scorciatoia della tastiera per mettere in automatico il cancelletto, oppure togliere in automatico il cancelletto. Ok? Che è control slash normalmente. Poi sulle tastiere italiane la slash, questo simbolo qua, la slash, si trova sul tasto 7 e quindi bisogna fare cos'è control shift 7 o qualcosa di questo genere, no? Che automaticamente mette il cancelletto se non c'è o lo toglie se c'era. Ma alla fine nel programma non c'è modo, chi è abituato al C dice ok, devo commentare più righe, allora inizia il commento qui e finisce il commento qua, usando il commento multilinea del C. Ecco, in Python non c'è questo. Okay? Esiste però un trucco, se uno deve commentare dei blocchi interi di programma, a parte che appunto con l'editor lo selezioni e fai un tasto, lo fai, ma se devi commentare un blocco intero di programma, il trucco è quello di creare una stringa multiriga che si fa con tre virgolette. Apro tre virgolette, scusate, non ho aperto troppe, perché poi ho la tastiera che... Ah, fa bagno, ce la posso fare. Chiudo tre virgolette sotto, e questa è, ho creato, una, io ho detto, le stringhe le posso fare facendo gli apici singoli o gli apici doppi. In realtà c'è un altro modo, che è quello di fare, si possono usare gli apici, tre apici, virgoletta, virgoletta, virgoletta per aprire, virgoletta, 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 virgoletta per chiudere. La differenza è che queste stringhe con tre apici posso anche andare a capo all'interno, mentre le stringhe normali no, non posso andare a capo, devo finire tutto all'interno della riga. Allora, se io scrivo una stringa così in mezzo al codice di cui non faccio nulla, ho semplicemente una parte di codice che viene, che viene ignorata dal programma. Cioè il Python legge questa stringa e dice ok, va bene, benissimo, ho fatto questa stringa, cosa me ne faccio? Niente, perché lì non c'è scritto che devo stamparla o fare altre cose. E quindi va avanti, la dimentica e va avanti. Quindi è un trucco che a volte si usa, e si usa molto per la documentazione delle funzioni. Chi ha alzato la mano, dimmi? Se cancello tutto il programma, CTRL Z, se te ne accorgi subito. CTRL Z l'undo dell'editor. Però devi accorgerne subito, perché se lo cancelli e poi fai casini, puoi solo farti i complimenti. Dimmi. Sì, non ci siamo ancora alle variabili, ma certo. Sì, sì, sì. È una stringa normale. Semplicemente ha una sintassi che permette di vivere su più linee, quindi comprende anche gli a capo dentro. Ma non complichiamoci troppo la vita. Io devo barcamenarmi tra chi non ha mai visto niente e chi invece ha già visto cose, e quindi, quindi cerco di rispondere un po' a tutti, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, tranquilli che tra due settimane saremo tutti botte. Dimmi. Scusa, non ti sento. Dipende come la uso, se la scrivo e basta non viene memorizzata da nessuna parte. Allora, noi abbiamo visto quindi che nel caso semplice della funzione print ci sono delle regole da seguire di sintassi, apro la parentesi, chiudo la parentesi, se ho più parametri separo da virgole, eccetera, eccetera, che se non vengono rispettati generano un tranquillo syntax error. E il programma non parte, oppure parte, arriva a quel punto e poi si blocca. Correggere gli errori sintattici è facile. Correggere gli errori sintattici è facile perché o il programma proprio non parte, tante volte te lo dice già l'ambiente di sviluppo, no? Se io dimenticassi questa virgola qua, 3 spazio 2, non ha senso. Perché non essendoci una virgola sembra che ci sia un parametro solo, ma due numeri separati da uno spazio cos'è? Che operazione è? Non è sottinteso la moltiplicazione o altro, no. Allora già lo vedo già subito dall'ambiente di sviluppo, mi dice attenzione che qua c'è qualcosa che non va, no? Qui in questo caso mi dice guarda, ci vorrebbe o una virgola o una chiusa tonda dopo questo 3. Se io insistessi e lo provassi ad eseguire, mi schianto subito dopo dicendo che, avendo lo stesso messaggio, attenzione, c'è una sintassi non valida.
Quindi molti errori vengono catturati immediatamente già durante la scrittura del programma, errori sintattici. Altri no, ad esempio quando abbiamo scritto ABC più 3, l'editor non ci ha dato nessun errore. Perché lui non è che può sapere tutto, solamente quando eseguo il programma mi accorgo che c'è un più tra una cosa che è una stringa e una cosa che è un intero e questo non è lecito. E infatti nell'editor non è nessun errore, ma nell'esecuzione del programma poi salta fuori l'errore. Allora, correggere errori di questo genere è molto facile, perché o li vedo subito, oppure quando il programma parte, a un certo punto si blocca, mi dite già in che riga c'è l'errore, vado a vedere la riga, o il problema o è lì, o è sulla riga sopra, o sulla riga sotto, di solito, no? E quindi si risolvono facilmente uno a uno questi errori. Okay, eseguo il programma, mi dà errore, vado a vedere cos'è, lo correggo. Rieseguo il programma, ho corretto quello, magari salta fuori un altro tre righe sotto. Anzi, normalmente è così. E correggo quello e così via. Gli errori sintattici, quindi, se uno ha in mente bene cosa deve fare, conosce le regole della sintassi, si risolvono facilmente. Un po' meno gli errori logici. Gli errori logici sono errori in cui il programma sintaticamente è corretto. Arriva fino in fondo, ma mi stampa un valore, stampa o calcola un valore sbagliato. Perché? Perché mi sono sbagliato io a scrivere il programma. Ho dato le istruzioni errate, ho dimenticato un pezzo, ho dimenticato un controllo, un caso particolare. Allora, questo tipo di errori non abbiamo molto aiuto da parte del compilatore, perché il programma è corretto, semplicemente non ha senso. Ok? Se io volessi stampare 3 più 2, ma scrivessi qua 3 più 3, adesso è una stupidaggine questa, è un errore mio, madornale. Perché dovevo fare più 2 e ho fatto più 3. Adesso a volte magari non è proprio il 2 o il 3, ma è il risultato di un calcolo precedente. L'altra volta insieme abbiamo pensato a un algoritmo per calcolare il massimo. Ecco, se io sbaglio l'inizializzazione del primo valore, o se sbaglio a fare un confronto maggiore, scrivo minore al posto di maggiore, o il risultato, il programma è correttamente, viene eseguito e il risultato che salta fuori è sbagliato. Allora lì devo andare a cercare di capire la logica di ciò che sta succedendo. Devo dire, ma io pensavo che succedesse questo, succede un'altra cosa, perché? Devo fare il lavoro del detective. Ho degli indizi. L'indizio è, tizio è morto per terra. No, il mio indizio è, ha stampato 5, doveva stampare, cioè ha stampato 6, doveva stampare 5. Perché? Da dove arriva quel 6? Allora andiamo a vedere com'è calcolato. Da A più B? Ah, A più B. Quanto vale A? 3. Bene. Quanto vale B? 3. Ah no, doveva valere 2. Ma io devo sapere che l'IB doveva valere 2. Allora vado a vedere la parte del programma in cui calcolo A sarà a posto perché alla fine viene 3, ma la parte del programma in cui calcolo B sarà sbagliata perché alla fine mi dà B uguale a 3 anziché darmi B uguale a 2. E allora vado a cercare di capire, seguire i passaggi in cui viene calcolato B, eccetera, eccetera. Quindi dall'indizio che ho un risultato sbagliato, risalgo la catena degli indizi facendo delle indagini, delle ipotesi, ma può essere questo, può essere quell'altro, andiamo a vedere, interroghiamo i colpevoli, cioè quanto vale A, quanto vale B, e prima o poi troveremo il vero colpevole. Interroghiamo i testimoni, scusate. Prima o poi troveremo il colpevole, c'è la riga di programma in cui dico, ma cacchio, ho sbagliato, errore scemo, ho inizializzato 1 anziché inizializzare 0. Questo lavoro di detective non è affatto banale, non è affatto scontato. Uno strumento che ci può aiutare, ci aiuterà molto, è il debugging. Adesso con solo delle print non è che facciamo molto. Lo strumento di debugging lo attiviamo facendo partire un programma non col comando run, ma con il comando debug. O direttamente attraverso esegui passo passo, step through. Step through vuol dire esegui il programma, ma passo passo, un'istruzione alla volta. Se anziché fare run e lui esegue tutto dall'inizio alla fine,
eseguo una riga, mi fermo, un'altra riga, mi fermo e così via. Quindi se attivo questa modalità di esecuzione passo passo, mi si apre sotto una finestra diversa. Vedete che prima il programma era nella finestra che si chiamava run. Qui adesso il programma ha aperto una finestra che si chiama debug, mi fa vedere, riga blu evidenziata, che sto per eseguire la riga 1 e qui sotto mi dà dei comandi per eseguire una riga alla volta il mio programma. Quindi questo qua è il comando step over, cioè vai avanti di una riga. Se premo questo tasto, cosa succede? Che lui esegue questa riga buongiorno, e infatti nell'output mi fa vedere una console piccola per farmi vedere cosa succede, qua a destra è comparso buongiorno, però anziché andare avanti, il programma si è fermato sulla riga 2. E quindi posso eseguire la riga 2, esegue ciò che fa nella riga 2 e si è fermato sulla riga 3 non c'era niente, si è fermato sulla riga 4 e così via. Quindi io posso andare avanti un passo alla volta a vedere cosa sta facendo il programma, anziché farlo eseguire tutto di un colpo. E a un certo punto, seguendo l'esecuzione del programma e sapendo cosa secondo me avrebbe dovuto fare il programma, e confronto cosa avrebbe dovuto fare, secondo me, con cosa fa davvero, e ciò che fa davvero è ciò che io gli ho detto di fare, che è diverso da quello che pensavo di avergli detto, perché l'errore è sempre mio, mi accorgo a un certo punto di una discrepanza e quello è il punto in cui probabilmente ci sarà l'errore logico di programmazione. Nella finestra di debug è anche possibile, adesso qua non ne abbiamo, vedere qua sotto le variabili definite nel programma. Quindi se definisco delle variabili, quella A e B che dicevo prima, le vedrò qua. Adesso parliamo tra un attimo di variabili, no? Quindi vedremo qualcosa di più utile. Quindi noi abbiamo queste tre modalità in cui possiamo eseguire un programma in Python. O eseguirlo del tutto, o scrivere le istruzioni in modo interattivo nella console, oppure scrivere un programma ma far eseguire questo programma in modalità debug passo passo. E attraverso queste tre possibilità speriamo di riuscire a trovare gli eventuali errori, gli eventuali malfunzionamenti. Perché questo funzioni bene? Perché abbiamo speranza di riuscire a trovare l'errore, non possiamo pensare di scrivere 50 righe di programma e poi trovarlo. Perché se ho scritto 50 righe di programma avrò almeno 50 posti diversi in cui possono esserci degli errori. Allora, abituiamoci a scrivere poche righe per volta, 2, 5, 10, ha già tanto 10, e provarle. Le provo, vedo se funzionano. Se funzionano, vado avanti e aggiungo altre righe. Non fate l'errore di scrivere il programma intero e poi provarlo alla fine. Perché altrimenti se vi trovate un errore, e lo farete sicuramente, tutti fanno errori, diventa poi troppo complicato andare a capire la causa. Perché avete troppe ipotesi possibili, troppi sospettati possibili, 50 righe tutto potrebbe essere tutte 50. Mentre invece se io lo sviluppo e lo testo un pezzo per volta, e se c'è un malfunzionamento sarà probabilmente nelle ultime righe che ho scritto, perché quelle precedenti le avevo già testate e mi sembrava che funzionassero. Non ho detto funzionavano, ho detto mi sembrava che funzionassero, perché magari c'era un errore già prima ma non me ne ero reso conto. Non era evidente. Dimmi. Ma quindi mi pare di capire che non possiamo mettere i breakpoint. Sì, certo. I breakpoint si possono mettere semplicemente cliccando qua. Però all'inizio è più facile passo passo. Ok, allora qui abbiamo già visto diversi errori di sintassi. Questo, se vogliamo, è l'inizio, no? L'ambiente in cui lavoriamo. Adesso dobbiamo poco per volta, con le varie, diciamo così, unità che andremo ad affrontare, e iniziamo alcuni minuti già a vederlo prima della pausa, man mano che andremo avanti, impareremo poi dei dettagli su come funzionano queste cose, su come si fanno le operazioni, eccetera, eccetera. Allora, questa prima unità vera e propria di programmazione si chiama numeri e stringhe,
che sono i tipi di dato fondamentali con cui lavoriamo nel linguaggio, l'abbiamo già fatto negli esempi, non è che si possa fare un esempio senza stampare nulla, senza fare un calcolo di un numero. No? Quindi questi sono i dati. La volta scorsa parlavamo della rappresentazione dell'informazione, che era importante, no? Tanto quanto l'algoritmo. I dati di base in Python sono i numeri e le stringhe o i testi. Sono dati elementari che poi useremo per costruire dei dati più complicati. Nella prima lezione abbiamo visto l'elenco dei nomi delle persone. Allora, quello è un elenco, lo chiameremo lista, di stringhe, cioè di nomi. Anzi, era l'elenco di coppie, nome e frequenza. Quindi sarà una lista di dizionari che contengono un campo stringa e un campo numerico. E quindi costruiremo strutture dati più complicate per rappresentare le informazioni che ci servono, che però combinano tra di loro al loro interno essenzialmente questi due tipi di dato di base. E impareremo anche a parlare delle variabili. Perché se vogliamo fare dei programmi che non facciano semplicemente print di cose che già conosciamo, questi programmi dovremmo imparare a farli lavorare con dei dati parametrizzati, parametrici, variabili appunto. Allora, cos'è in un linguaggio di programmazione e in particolare in Python una variabile? In Python una variabile è un nome che associamo a un valore. Questo valore è memorizzato da qualche parte nella memoria del calcolatore, codificato in un certo modo, e rappresenta o un valore numerico, o un valore testuale, eccetera. Quindi sulla destra di questa figura ci sono tutti i valori con cui questo programma sta lavorando. Per poter accedere a questi valori, ho bisogno di salvarli da qualche parte, di ricordarmi dove ho messo il numero 6. Okay? Se il valore è questo mazzo di chiavi, io lo butto da qualche parte nella memoria, è andato in memoria estesa, e non so più dov'è, non so più cosa ci fosse, se non ho un meccanismo per ritrovare dove era. Ecco, il meccanismo per ritrovare un valore è il nome della variabile stessa. Questo è, attenzione che chi sapeva già programmare in C si deve dimenticare quello che sapeva in questa fase, perché là il modello è completamente diverso. Là vi hanno insegnato, chi non sa il C non ascolti, vi hanno insegnato che la variabile era una scatola che conteneva il valore. Ok? Qui no. La variabile è un nome e il valore è contenuto da qualche altra parte, quindi se scatole che contengono il valore sono sparse per la memoria e la variabile stessa semplicemente mi dà il riferimento, questa freccia qua, per ritrovare quel valore stesso. Esiste un sito molto utile che si chiama Python Tutor, pythontutor.com, che ci aiuta a visualizzare che cosa succede. No? Nel senso che mi fa vedere se io ho una variabile, chiamo A e associo a questa variabile il valore ciao, mi fa vedere, eseguendo questo codice, che a questa variabile è associato questo valore. Anzi, meglio ancora, se io gli dico di... Aspetta, qua, così... mi fa vedere che ho una variabile che si chiama A, che fa riferimento a un valore di tipo stringa che contiene ciao. Quindi questo è il modello mentale che dobbiamo avere quando lavoriamo con le variabili in Python. Io posso avere un'altra variabile B che vale 7, mettiamola in questa modalità con live, così funziona
e fa vedere che io nel mio programma avrò due variabili, una che punta, fa riferimento a un valore di tipo testo, l'altra che fa riferimento a un valore di tipo numero intero. I valori sono separati dalle variabili. Io posso creare un'altra variabile C, calcolando B più 1, e allora ho creato un nuovo, ho usato un valore di B che valeva 7, ci ho calcolato un valore nuovo, 7 più 1, che fa 8, e qui ho un nuovo valore che ho deciso di salvare nella variabile C. E se poi a questo punto io facessi, non so, B uguale 0, avrò creato un nuovo valore, cioè un numero intero che vale 0, e l'ho salvato, ne ho salvato il riferimento nella variabile B. Ecco, se torno indietro di un passo, notate una cosa, che prima avevo un valore 7, di cui mi ricordavo la posizione attraverso la variabile B, ma poi quando vado a riassegnare la variabile B, B adesso punterà al valore 0 e il valore 7, ciao ciao, l'ho perso per sempre. Quel valore magari c'è in memoria da qualche parte, ma non ho più nessun modo per raggiungerlo, quindi per me è esattamente come se non ci fosse. Se qualcuno si sta chiedendo, Python recupera automaticamente la memoria dei valori non più raggiungibili, quindi non dobbiamo preoccuparcene. In C++ sarebbe un disastro, in Python ci pensa lui a recuperare le memorie non più utilizzate. Ma addirittura questo vale se io la variabile B valeva 7, io posso decidere che la variabile B a un certo punto valga ABC. Cioè, la variabile che prima usavo per far riferimento a un valore intero, adesso la uso per far riferimento a un valore di tipo stringa. Questo in molti linguaggi, altri linguaggi di programmazione non si può fare. In C, in Java, C++, C Sharp, sono tutti linguaggi in cui nel momento in cui uso una variabile devo dichiarare qual è il tipo di dato che questa variabile conterrà al suo interno. Qui no. Qui la variabile è semplicemente un nome che punta a un valore. Che questo valore sia un valore intero, sia un valore reale, sia un valore stringa, lo sa il valore stesso. È il valore che ha un tipo, non è la variabile che ha un tipo. Quindi posso usare, anche se non è una bella idea, ma dal punto di vista del linguaggio, posso usare la stessa variabile per far riferimento a valori diversi, anche di tipo diverso, durante l'esecuzione del programma. Poi, se io scrivessi un programma vero, le variabili anziché chiamarle ABCD, che non vuol dire niente, gli darei i nomi sensati, e se quel nome è età dello studente, quello lì conterrà sempre un numero. Non vado a complicarmi la vita facendo in modo che la stessa variabile contenga cose diverse a seconda della parte del programma in cui la uso. Ma questo, diciamo così, perché cerco di essere furbo, no? Ma il linguaggio non ha nessun problema da questo punto di vista. Quindi noi useremo molto il Python Tutor proprio per riuscire a capire meglio cosa succede e come vengono memorizzati e gestiti i dati. Io non ho mai usato, né userò mai, e se lo faccio, abbattetemi, la frase, la variabile A contiene il valore 7. No, cos'era? B. La variabile B contiene il valore 7. In Python non si può dire che una variabile contenga un valore. La frase corretta è la variabile, e ci abituiamo a dirlo così, così ci abituiamo a pensarlo così, la variabile B fa riferimento a un valore 7 di tipo intero. C'è questa operazione di riferimento che separa la variabile dal riferimento stesso. A maggior ragione lo vediamo se io provassi a prendere una variabile D e scrivessi D uguale B. La B ormai era la mia stringa ABC, no? D uguale B, sto dicendo, senti, crea una nuova variabile che si chiama D, che fa riferimento allo stesso valore
a cui faceva riferimento la variabile b. E nel disegno le vedo che ci sono due freccioline diverse, una che parte da d e l'altra che parte da d, scelto proprio nomi che sono facili da distinguere, scusate, e entrambe le freccioline puntano verso lo stesso valore. Non crea una stringa nuova identica, ma fanno riferimento entrambi alla stessa stringa. Questo è fonte di gioie e dolori, con cui diciamo così, ci confronteremo sicuramente quando vedremo le strutture dati più complesse. No? Però mentalmente proviamo a figurarcelo così. Tutte le volte che introdurremo dei tipi di dati nuovi, delle operazioni nuove, proveremo a giocarci un attimo col Python Tutor per aiutarci a costruire un modello mentale che sia, diciamo così, coerente con ciò che fa il linguaggio davvero. Ok, mentre facciamo sedimentare questo modello mentale, ci facciamo un quarto d'ora di intervallo.